Buonasera, abbiamo qui niente poco di meno che Ladies and Gentlemen, Merd, Gentlemen, il grandissimo, come ti chiami? Vincenzo Campora. Ah, Vincenzo Campora, sì. È il nome d'arte? Poeta Vincent. Che ci mi dà? Voglio dire, che serietà è il nome, è importante questo nome, importante, che serietà. Volevo sapere cosa importantissima, volevo sapere, diciamo, come ti trovi, diciamo, a prendere parte a questo cortometraggio, a questo cast, come ti trovi? Mi trovo benissimo e non vedo l'ora di conoscere il grande Pippo Baudo. Andiamo avanti. Allora, volevo sapere, diciamo, il personaggio che interpreti in questo cortometraggio. Io interpreto il fidanzato della mamma del protagonista. E anche? Il regista. Che si chiama? Simone Bracciale. Come? Simone Bracciale. Ah, ok. Il nome del cortometraggio? Non ci resta che pregare. È bello. Allora, andiamo avanti. Allora, volevo sapere una cosa importantissima. Cosa ti ha spinto a partecipare a questo corto? La bellezza, la grandezza del corto, cosa? No, no, il fatto che Simone Bracciale mi ha detto che mi fa conoscere Pippo Baudo e che presto andrò anche in Rai per un passaggio, sì. Regia, la tagliamo questa cosa? Come la tagliamo questa cosa? No, questa cosa... Vabbè, tagliamo. Allora, questa cosa qua è frammenti. Ad esempio, io ti faccio conoscere Pippo Baudo a te, ma non posso farlo conoscere a tutti quanti, sennò dopo voglio conoscere tutti, capite? Se lo dici, tutti quanti dicono, ma che non me l'hanno fatto conoscere a Pippo. Vabbè, lo conosciamo in... No, solo tu. Allora, che facciamo? Le riprese. La sera, giorno dopo delle riprese, sì, lo ti chiamo. Aspetta la mia chiamata, aspetta. Sì, aspetta. Quando hai la chiamata, tu, diciamo, no, le militari, la chiamata per venire qua. Parlando di Cessi, che precario che hai chiamato. La chiamata che avrai questa chiamata, e tu riconoscerai Pippo Baudo e farai questo messaggio in Rai. In seguito, capito? Sì, vabbè. Allora adesso devi dire, cosa devi dire? Devi dire, cosa importantissima. Devi dire, questo cortometraggio, voglio partecipare perché sono entrato a questo cortometraggio, perché mi piace, è bello il testo, bella storia, bravo, diciamo, Simone, cose così. Pronto, allora? Vabbè. Come mai hai deciso di prendere parte a questo cortometraggio? Cosa ti ha spinto, diciamo? No, è perché è un testo molto, molto bello, molto toccante, la storia è importante e poi il regista è bravo, emozionante, molto emozionante come storia, mi piace moltissimo, quindi ho deciso di accettare. Il titolo? Il titolo di nuovo Non ci resta che pregare. Ah, bello. Andiamo avanti. Allora, il nome d'arte? Non l'ha avuto. Vincent Poeta. Ah, ho capito. O Poeta Vincent uguale. Ok. Sì, ok. Si vede il naso. Che cosa? A te si vede il naso. Naso? Sì, è un naso. Si vede. In telecamera? Guarda, si vede, si vede. Wow, nato. Buonasera, buongiorno. Siamo qua. Allora, nome d'arte? Nato, Poeta Vincent. Il nome originale? Vincenzo Acampora. Acampora. Con l'arte. Acampora. Con l'arte. Vincenzo Acampora. Con la plastica, la foto. La plastica, la foto. No, la plastica, la foto, la plastica. La foto è fa la plastica. Ah, ma io lo vedi, una macchina. Vedi, ma stai facendo nei cambi qua, cambi, arrivederci. Ma non lo so. Capisci?